Volete fare domande di calcio? La finiamo anche qui. Chi è che si alza? Ci sono delle domande? Bene, allora, Giovanni Sardelli, la Gazzetta dello Sport, Mario Bruno, poi Brenna Sciullini, poi vedo Stefano Rossi, Luca Cellini, poi tutti, arrivate tutti. Mi raccomando, che è successo? Ah, ecco qua, grazie. Chi naturalmente non è interessato può uscire. Se rimaniamo qua così finisce. Sì, esatto, finisce. Ci danno paura battuta. Dipende. Va bene, allora, parte Giovanni Sardelli. Grazie, sì. Bene, saluti anche il consigliere Razzanelli, grazie. Possiamo andare, sì. Mi dispiace quasi. Riuscite a sentire la... se no abbiamo il micro. Ok, perfetto, vai Giovanni. Ha raccontato l'emozione, sì. Quindi buttandola sul calcio chiedo se il calcio comunque è ancora fotografa emozioni, che tipo di emozioni? E la seconda domanda invece è su una domanda, se hai pensato c'è questa partita che cosa si può fare nella squadra Ruscia vuole come quella per il posto. Grazie. Il rapporto che ho oggi col calcio è, sì, mi provoca emozioni ogni tanto, soprattutto nelle finali, mi provoca emozione per festeggiare una vittoria, insomma, un mondiale, una coppa di campioni, vedere i giocatori che festeggiano il raggiungimento di qualcosa mi provoca emozione. Sono abbastanza distanti, diciamo, perché no, la vedo un po' dall'alto, ogni tanto mi domando se come mai io ero riuscito a stare anche in quell'ambiente, nel senso a giocare a quei livelli. Cioè, quando vedo il mio gol, ogni tanto sembra che non è una persona. E poi la cosa lì, poi insomma, cerchiamo la partita a casa. Allora, Fiorentina e Roma sono state nel mio destino già da un bel po', perché la prima volta che vengo in Italia vengo con una squadra argentina a giocare a Viareggio, e il volo Buenos Aires e Roma, naturalmente. Insomma, si scende a Roma, per noi è una cosa impressionante. C'è un cartello della Roma e io mi faccio una foto così, come festeggiando un gol, e fin lì non dicevo niente. Poi si viene a Viareggio, avevamo una domenica libera, si viene al Franchi, un posto dove ieri mi sono seduto, e ho visto una partita che era, che ho sentito a Roma, e niente, dopo quell'esperienza a Viareggio, un anno e mezzo o due anni forse, ero qua a giocare con la Fiorentina, ho dedicato la mia carriera alla Fiorentina e poi alla fine sono andato a riprendermi quel cartello a Roma e ho festeggiato. Sono due squadre proprio che incredibili, io non ci credo ai numeri, però a volte ci sono. Questo quello che mi fa sentire questa partita. Voglio dire a chi voglio che vinca domenica sabato, non so. A me fa piacere che vinca la Fiorentina e mi fa piacere anche che vinca la Roma. Io sono al di sopra, sono tifoso della Fiorentina e quindi ci tengo, ma non per quello voglio il male della Roma, dove ho trovato una città che mi ha accolto bene, gente che mi ha trattato molto bene, ho passato due anni belli. I romani sanno che io mi sento a casa a Firenze, rispettano questo e quindi sono in armonia con le due città. Grazie. Allora, Brunelli, no, eccola, scusa, sono perso, vai, Brunelli Asciullini, alza tutto sport, vai. Allora, non lo so. Non si sa. Il regista vuole che sì? Il regista vuole che ci andiamo? Voi
Pure io ci vorrei esserci. Lo vedremo, però vedremo. Non lo so. Zecco sembra un grande giocatore, grandissimo giocatore, e insomma non ho niente da dirle o da conciliare, mi sembra che da sé fa bene. Sì, sembra di sì. Sì, penso che la Roma può fare qualsiasi cosa, può andare fuori come può vincere la Coppa dei Campioni. Ha una squadra per fare grandi cose. Non ha avuto continuità finora, ha molti alti e bassi, però se passa alla fase di gruppo può dare fastidio a qualsiasi squadra, quello che ho visto in televisione. Quello che ho visto in televisione, insomma. Non vivo la loro realtà quotidiana, però mi dà quell'impressione. Il campionato fatica un po' di più, però forse hanno messo tutte le fiche, tutte le... se la giocano nella Coppa. Beh, allora, Ilaria Mazzinska Sport. Interessante sull'argomento, volevo sapere se lo vedi in duello Dzeko Simeone, oppure no. Se è paragonabile, se è un no, bel duello. Duello Dzeko Simeone. No, ancora no, Giovanni deve fare carriera ancora. Insomma, sta lavorando, per quello che so, ci sta mettendo l'impegno per lanciare la sua carriera. Zdenko mi sembra un giocatore più affermato, più maturo, sì. Allora, qua dunque andiamo. Niccolò Ceccarini, eccolo qua, andiamo a Monte Carlo Sport. Ciao Carlo, come stai? Bene, vederti è sempre un piacere. Grazie. Tornando agli attaccanti, mi sembra che tra gli argentini quello che sia molto vicino a Batistuta sia Icardi, sì. Per la mole realizzativa. Non so se pensi che davvero lui sia in questo momento tra i primi tre attaccanti al mondo. Ci sono tanti attaccanti buoni in questo momento. In Argentina, tra lui e Higuaín se la stanno giocando. Penso che lui ora ha più chance di Higuaín soltanto perché è più giovane. A me piace tanto perché non si vede molto nella partita, ma segna, viene fuori al momento giusto e insomma, lo scopro io. I tifosi dell'Inter saranno felici di averlo in squadra. Non so cosa dire più di questo. Allora, Luca Cellini, Italia 3. Secondo me non si è ancora capito che l'anno prossimo. Sì. Non è passato. Oggi ufficialmente con 58. 10. Esatto. Il DS. Ma quello che mi fai tu personalmente, che cosa ha rappresentato per te, visto che sei andato qui a Argentina dal mondo film, giocare accanto a quello che è il sogno per i ragazzi? Grazie. No, il primo sentimento che ho è mi dispiace che ho giocato poco con lui. Ci sono arrivato, non so se sono arrivato tardi io o lui è arrivato presto, però le poche partite che ho fatto con lui veramente le ho volute. Abbiamo avuto belle esperienze, anche una bruttissima che è quella del Mondiale 94, però no, ringrazio chi devo ringraziare per la possibilità che mi ha dato di almeno giocare qualche partita assieme a lui, o condividere almeno la maglia della nazionale con lui è stato un sogno. Per noi giovani, parlo molto tempo fa, Diego, è tuttora Diego, è il calcio per noi, per gli argentini il calcio. Molti non condividiamo tante cose che lui fa o tanti suoi pensieri, però quella è una cosa personale e ognuno è libero di fare quello che
vuole. Io lo apprezzo come calciatore, lo apprezzo anche come persona in certi punti, perché so da dove viene e cosa ha vissuto. La sua vita non è stata facile. Lui è nato famoso quando aveva 6-7 anni, ci andavano 15.000-20.000 persone a vederlo giocare nei potreros, come diciamo noi, negli scampati. È nato con questo, con questa pressione addosso, e vabbè, le è toccato quello. Quindi molti dei suoi errori io li capisco e li perdono anche, altri no. Però questo non vuol dire che non lo apprezzi come calciatore. No, dico, gli auguri li possiamo fare anche tutti noi da qua a Maradona. Sì, no? Sì. Io ricordo quando Diego è stato qui 2 anni fa per la Hall of Fame e gli dissero che io ero nato a Napoli ma tifavo Fiorentina, e lui rispose: nessuno è perfetto. Quindi tanto si spese 3 parole per Gabriel, sono 500, sì, straordinari, sono delle cose molto belle di Gabriel. Sappiamo tutti che Diego ti vuole bene e ti stima molto, e non so se lo posso dire, ma insomma prima Gabriel gli ha fatto gli auguri in diretta, quindi è stata una bella cosa. Siamo emozionati anche noi, esatto. Siamo sentiti un pezzo di storia del calcio anche noi, gli auguri in diretta, quindi anche da Firenze. Tanti auguri, buon compleanno, un grande calciatore. Grazie sindaco. Allora, là è Massimiliano Mugnaini, Italia 7. Ciao Gabriel, una cosa veloce, anche se sono 2 domande. Ti aspettavi che l'impatto di Cristiano Ronaldo sul campionato italiano fosse questo? E se a tuo avviso, lo so che magari, però insomma, è ancora più forte lui, Messi lo è di più, chi preferisci se hai un prescelto? Se devo scegliere, prendo tutti e due. se no prendo Messi, insomma. Anche solo perché è argentino. Però io sabato a Empoli l'ho visto in qualche frangente, mi sembravi tu, cioè trascinato. Ah, tu. Grazie. No, io non. Lui è forte davvero. Però sono diversi, Messi partecipa molto di più al gioco. Non lo so, sono diversi. Io faccio fatica a metterli a confronto. E invece alla prima, cioè, credevi che venisse in Italia con simili motivazioni Cristiano Ronaldo? Non ho capito. Se Cristiano Ronaldo, a tuo avviso, cioè, te lo aspettavi che avesse motivazioni del genere a 33 anni, venendo in un ambiente nuovo, la Juventus? No, ma uno che fa così tanti gol e vuole farne ancora, insomma, è uno che ha una personalità, una mentalità diversa dagli altri. Questi non si fermano mai, lui vorrà segnare fino a quando può, insomma. Io mi metto nel gruppo di persone che non è mai contenta, e lui me lo immagino così, segnerà fino a quando le gambe te lo permetteranno, o cercherà di segnare, no? Poi arriva un certo punto che vuoi ma non puoi e gli dici basta, però fino a quando è in condizioni fisiche buone, a me sembra che lui lo è, cercherà sempre di più. Prego. Giuseppe Calabrese Repubblica, che fa parte tra l'altro del gruppetto storico in sala dei cronisti che hanno accompagnato Gabriel per tutta la carriera. Ci sono anch'io, siamo vecchi entrambi. No, voglio ricordare che quando io arrivavo in sala stampa io ero il più giovane. Certo, infatti. No, voi avevate già esperienza. Vai Giuseppe. A questa domanda rispondo sempre la stessa cosa, sempre. Sarebbe piaciuto prima, ora penso che già è tardi, insomma, e perché io ho la mia vita riconquista e ci tengo alla Fiorentina e ci tenevo a fare questo, ma il tempo passa e insomma, ognuno prende la sua strada e siamo lontani, e sempre prima la vedevo più possibile, prima all'inizio e ogni giorno più lontano, insomma arriva un certo punto che dice metti l'anima in pace, ma voglio chiarire che questo è stato un mio desiderio, che non ho niente con la gente che ora è la Fiorentina, insomma, capisco perfettamente che loro hanno i suoi interessi e le sue idee e che io tranquillamente posso stare o dentro o fuori i loro piani, le loro pianificazioni.
Purtroppo sono fuori, però quello non vuol dire che loro sono cattivi. Bene, allora, Lucio Massone nel diario e poi Paolo Caselli, poi torniamo di qua. Ecco, Davide, questo è stato un simbolo per la politica, no? Recentemente in un'intervista ho detto tante volte no ad altri per rimanere a Firenze. Ecco, ti immagini un percorso simile per Federico Chiesa, che in questo momento è il simbolo della Fiorentina, e che consiglio ti sentiresti di dare? No, è dura, non lo so, il calciatore è come qualsiasi professionista e vuole fare carriera, no? Te punti sul lavoro, poi si vedi che puoi andare oltre, o a volte metti sulla bilancia tante cose. Io sinceramente non sono nella testa di nessun calciatore, e quindi non posso dare consigli. Per me la cosa migliore era stare a Firenze, perché trovavo tanti stimoli, stavo bene, mi piaceva difendere questa città, la squadra, rappresentarla nel mondo, insomma era una cosa mia personale, e anche se non andavo da altre parti a vincere, mi sentivo vivo uguale, insomma. E questo non lo so, ogni esperienza è personale. Se Chiesa avesse la mia stessa testa, io le direi stai a Firenze, ma di sicuro non ce l'ha la mia stessa testa, perché lui è un'altra persona. Non so se mi spiego. Ognuno ha il suo interesse, le sue cose, i suoi sogni. Io sono arrivato qua, ho trovato il mio ambiente, e mi sentivo vivo e così sono rimasto. Bene, Paolo Caselli. Se Maradona è il PS dell'Argentina, lo sarà più. Io sono il 9. Va, grazie. E il numero non è là. Perfetto. No, aspetta. Per la gente, è così. Per la gente è così. Diego, immagino, ma Diego è un altro. Io non mi metto al livello, sullo stesso piano di Diego, però io no, insomma, non mi permetto di dire che io sono il 9 dell'Argentina, non ci sarà mai nessuno che faccia le mie cose, o me, non lo so. Per la gente ti posso dire che è così. E noi siamo con la gente. Bene. No, io vi ringrazio, però insomma, è una cosa che io vedo, te lo dico umilmente, insomma. Posso dire una cosa a proposito di questo? L'ho toccato con mano, perché quando sono stato in missione a Buenos Aires, lo raccontavo a Gabriele l'anno scorso in Argentina, e dicevo il sindaco di Firenze, tutti mi dicevano il 9 Batistuta, tutti, a cominciare dal sindaco, la reda di Buenos Aires, e quindi è verissimo, è così. Allora, usciamo spediti, Stefano Rossi, Dario Bruno e Viola News. Ciao, volevo chiedere su Simeone, non vuole essere venuto ad aprire, hai parlato, lui l'hai trovato. E allora vediamo, se lo vedo prima di sabato. No, ancora no, io sto lavorando qua, ragazzi, poi abbiamo degli orari pazzeschi, io non so, il mondo del cinema non è, sì. Pensavo al calcio, l'aver visto tutto, invece. No, non ho avuto il tempo ancora di... Come? No, ma lui lo sa che lo voglio bene, io sono molto amico del padre, ho giocato tante partite, tante battaglie con il Cholo Vero, e lui è una conseguenza, io lo voglio bene, so come lavora, so cosa, che classe di persona è, e quindi gli auguro il meglio. Bene, allora, Giampaolo Marchina Nazione, poi... Vorrei che mi sia fatto il percorso dall'allenatore, sì. Quindi significa che il tuo futuro, indipendentemente da quanto vedi, ancora non piace. C'è qualcosa da fare? No, ho fatto il corso allenatore perché è una cosa che mi interessa capire come pensano, cosa vedono, ho imparato qualcosa, e... però insomma, per ora non... Come? Sì, sono fatti in tanti. Bello, fatto il sì, in tanti. Non me ne ricordo. No, si sono fatti vivere un paio di squadre, ma io non so. Italiani,
Sudamerica un paio, sì. Anche della Francia, un po' da tutte le parti, però sì, vabbè, ma giocavo in una certa maniera, non vuol dire che faccia l'allenatore nella stessa maniera. Ci metterò la stessa responsabilità e la voglia e insomma, la professionalità, ma no, quello non vuol dire che abbia successo. E niente, devo essere pronto, io lo devo sentire, per ora no, non è successo. Vediamo, non so cosa succederà mañana. Domani, mañana. Paolo mi chiede di parlare un po' spagnolo, un po' intrigante, mañana. Sta bene. Muy bien. Allora, si mangia qua? Sì, 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 finisce. È finito. Non mette stata. Offensiva. Sì, siamo in chiusura. Sì, se arriviamo all'orario perché questo è sono tutti chiusi. Prego. Se vuoi essere di Giacomo Massimo.com, ciao Gabriele, ciao. Volevo chiedere la Champions, un pronostico su questo pronostico di favorito e fossi stato così, dirigente della Juventus, se avessi preferito te, anche te, mi sembra un altro ai Guaini. Oh, bella domanda questa. No, la Juve c'è una bella squadra. E secondo me quella che ha fatto vedere finora è più continuità, cioè perché siamo alle fasi iniziali, siamo ancora nelle fasi a gruppo e quindi le cose possono cambiare, però la Juve mi sembra che sia una squadra che può pretendere di vincere quest'anno la Coppa. Si tenere Higuaín, mi sembra che Higuaín non stava facendo male. Però nel calcio ci sono altri interessi. Higuaín, come sto facendo io con i della Valle, bisogna rispettare i desideri dei proprietari o dei dirigenti delle squadre. Non c'è niente di male, no. Ho preferito un altro, lui è andato a Milano, mi sembra che sta facendo bene. Il Milan non è ancora la Juve, però magari tra un po' lo diventa. Non so. Bene. Allora dobbiamo chiudere Alessandro l'ultimissima, eh? Poi, Pezzella. Bene. Pezzella, sì. Capitano della Fiorentina, in quella fascia continua a vivere anche la mia storia. Sì, vabbè, la storia vivrà per sempre, immagino. Il sentimento che c'è nei suoi confronti è incredibile. Non penso si spenga così veloce o non penso si spenga mai. Pezzella, un altro argentino che porta la fascia da capitano della Fiorentina, quello mi fa piacere, mi fa piacere per il movimento calcio argentino, insomma vuol dire che ancora il calcio nel mondo crede nelle nostre possibilità, nella nostra serietà, nell'affrontare le sfide, e quello è piacevole, no? Vuol dire che le porte sono sempre aperte nel calcio argentino, una cosa bella, so cosa dirti sinceramente, è piacevole vedere gli argentini che vanno fuori e trionfano, è piacevole vedere anche argentini che rappresentano la Fiorentina nel mio caso, che portano pure la fascia, vuol dire che Firenze grazie a noi, grazie a Passarella, grazie a me, insomma. Vede negli argentini qualcuno che li può rappresentare bene. Bene, allora chiudiamo qua. Grazie davvero Carlo per la grande disponibilità. Grazie al sindaco di Firenze della Martella, Paolo Moretti, regista.